una regolamentazione abbastanza severa e ferrea sull'ingresso dei precari all'interno della struttura. Abbiamo stabilizzato tante posizioni, tanti ragazzi siamo riusciti a farli stabilizzare. Questo per dirvi che la nostra organizzazione è un'organizzazione un po' particolare, creata negli anni. Tenete conto, a livello numerico siamo 8 RSU, di cui uno legato solo alla sicurezza, agli RLS, e poi abbiamo 12 delegati di raccordo che stanno nei reparti e che ci aiutano a gestire appunto l'attività sindacale. Tutto questo su una platea di 450 lavoratori, quindi come dire, ci ispiriamo chiaramente alle forme rappresentative degli anni 70, ovviamente con tutto il rispetto. Vi dico tutto questo non perché, come dire, al di là del racconto, questo ci ha permesso di arrivare alla situazione che vi spiegavo prima, e quella ci ha portato qua, e cioè a quella mail che ci è arrivata il 9 di luglio con una certa preparazione. E probabilmente ci possiamo permettere di essere qua perché in azienda ci sono gli altri, i nostri colleghi, che riescano a tenere un presidio ferreo, saldo, che ha permesso anche oggi pomeriggio di dislocarsi in altre attività, e oggi eravamo in piazza a sostenere i nostri compagni e fratelli del Sicovas, della Tech Sprint, che sono stati nuovamente malmenati sotto il termine di fatto. Quello che vi ho raccontato è, diciamo, lo scheletro della nostra organizzazione. GKN, dicevo prima, è un'azienda del settore auto. Come credo si sappia, il settore auto non gode di ottima salute, non da adesso. In particolare, in questo ultimo periodo, il settore auto sta passando una sorta di rivoluzione, no? Tra il motore endotermico, così come viene chiamato, cioè benzina diesel, e il passaggio all'elettrico e l'ibrido. Ovviamente GKN è dentro a questa rivoluzione, ma lo tengo a dire, non è questo il motivo della chiusura, perché il semiasse che noi produciamo è tranquillamente anche sotto i veicoli ibridi e elettrici. Tutta questa discussione ovviamente crea all'interno del settore auto una sorta di, come dire, risacca, no? Non c'è un picco produttivo ad oggi nel settore auto, quantomeno quello legato a Fiat, che come dire, vede gli stabilimenti con il vento in poppa, nessuno degli stabilimenti italiani. Anzi, oltre all'avvento, cioè diciamo così, l'avvento del Covid ha portato anche altre problematiche, una su tutte la mancanza dei semiconduttori, e cioè delle parti che vanno montate sulle automobili legate all'elettronica, che arrivano dalla Cina e stranamente arrivano a singhiozzo, tant'è che gli stabilimenti Fiat sono praticamente quasi tutti in regime di cassa integrazione e lavorano a singhiozzo. La situazione che si è venuta a creare in GKN è una situazione che fa parte di questa diciamo, rivoluzione. E noi eravamo dentro a questa rivoluzione, ma in un ambito di rilancio dello stabilimento. Perlomeno questo è quello che l'azienda aveva palesato, comunque simulato nell'ultimo periodo. GKN, ricordo, per chi non conosce la storia, è un'azienda storica inglese che però nel 2018 ha visto un oco ostile. Non mi chiedete cos'è l'oco ostile perché non ve lo so spiegare. Però sostanzialmente una scalata in borsa a danno, cioè, o meglio, promossa da un fondo finanziario speculativo che si chiama Melrose, anche questo inglese, quindi si sono fatti la guerra in casa, che l'ha sostanzialmente acquistata. Nel 2018 GKN contava 60.000 dipendenti e un X stabilimenti a giro per il mondo, divisi tra vari settori, aerospace, driveline, il settore automotive. E altri settori. Se si va a vedere
il sito di Melrose su internet, dice delle cose abbastanza carine, e cioè noi compriamo, risaniamo e vendiamo. Detta così uno dice, ah, ragazzi, loro. E invece sostanzialmente tradotto vuol dire tutt'altra cosa, e vuol dire licenziamenti, tagli del personale e chiusura degli stabilimenti. Quindi i padroni usano queste parole, per noi lavoratori si traduce in un bagno di sangue sostanzialmente. Hanno iniziato già subito dal 2018, tra 2018 e 2019, a fare pulizia tra i vertici GKN, e devo dire la verità, ci ha fatto anche piacere, perché ovviamente c'erano quelli con cui noi ci eravamo scontrati, quei dirigenti europei con i quali negli anni avevamo avuto delle discussioni anche abbastanza forti, e quindi quando li abbiamo visti mettere alla porta un po' di piacere si è provato, ma il piacere è durato poco perché successivamente hanno cominciato a chiudere gli stabilimenti, prima a annunciare i licenziamenti e poi a chiudere gli stabilimenti. Prima è stato in Germania, a Kaiserslautern, uno stabilimento che era praticamente in simbiosi con Opel. Poi hanno chiuso uno stabilimento in Inghilterra, anzi hanno annunciato la chiusura dello stabilimento in Inghilterra di Birmingham, chiusura che è praticamente ancora in corso. E poi dopo, insomma, sono arrivato a Firenze. A Firenze ci sono arrivati con appunto quello che raccontavo prima, cioè che probabilmente è l'unico stabilimento del gruppo Automotive GKN europeo che ha un'organizzazione sindacale, come ve l'ho spiegata prima. Come l'hanno fatto? Ovviamente la nostra organizzazione è un'organizzazione che ha come dire, un controllo molto capillare dello stabilimento. Noi con l'azienda, oltre a contrattare le cose classiche, quindi l'orario, il salario, noi come dire, mettiamo proprio le mani e le idee anche sull'organizzazione del lavoro. Quando ultimamente ci si trovava a discutere con l'azienda, gli facevamo delle domande, perché ovviamente attraverso l'accordistica l'azienda era anche tenuta a farci determinate domande, a determinate risposte. Una su queste era: c'erano e ci sono degli investimenti abbastanza importanti, soprattutto nell'area di assemblaggio semiassi. Cioè, l'area di assemblaggio semiassi è, diciamo così, il portafoglio dell'azienda, è l'ultimo pezzo dell'azienda dopo di cui c'è la spedizione verso il cliente. Questo reparto è stato quello più rinnovato sotto la tecnologia 4.0, quindi una forte automazione, una forte informatizzazione del reparto. Ci sono investimenti molto recenti, per chi è venuto a fare un giro in stabilimento è rimasto sorpreso, sorpresissimo, perché appunto ci sono investimenti su queste celle di assemblaggio vecchi un anno e mezzo, 6 mesi. Alcuni, io sono un manutentore, il mese d'agosto lo dovevo passare, l'avrei passato invece a presidiare l'azienda, l'avrei passato in quel reparto a aiutare i miei colleghi a mettere in opera uno degli ultimi investimenti, ma per investimenti parlo 1,5 milioni, 1,6 milioni, 1,7 milioni per cella. Quindi investimenti anche abbastanza importanti. Quando come dire, noi andavamo alle trattative, ci si chiedeva all'azienda, scusate, ma ci fate capire nella stanchezza del mercato che stiamo vedendo nell'automotive, ci fate capire il perché di questi investimenti? Qual è la produzione che passerà da queste celle di montaggio mega automatizzate che l'azienda ci diceva? Noi, dopo aver fatto questi investimenti, saremo l'azienda di GKN più top player, l'azienda più efficiente e più produttiva a livello del gruppo GKN in Europa. E noi si diceva: sì, ma che fare cosa? Qual è la produzione che ci passa? Qual è il prodotto che ripagherà l'investimento fatto? E loro ci sbeffeggiavano un po', no? Magari lo sapevano già. E ci dicevano, dice, vabbè, ma che fate? Criticate gli investimenti. Se fa, va bene nulla, non va bene nulla, anche se si fa gli investimenti ci avete da criticare. Vedremo, noi ci mettiamo sul mercato, saremo quelli più produttivi e quindi qualcuno ci darà la produzione. Però io di 24 anni un ragionamento del genere non l'ho mai visto. Cioè, prima si prendevano le commesse e poi si facevano gli investimenti per eseguire quelle commesse.
Questa situazione non ci faceva.